Bentornati amici del tubo, bentornati qui su Canale 5 ragazzi, bentornati con questo nuovo video del Road to Dream Team. Siamo qui con il 18esimo episodio, stiamo avvicinando ai 20, questa serie sta andando veramente veramente bene. Sono molto contento di provare con voi tanti nuovi giocatori. Oggi siamo qui per provare il nostro Horace Grant, che ci abbiamo giocato veramente poco l'altra volta, e magari per inserire ancora qualche giocatorino fico. Ho un'altra piccola guest star per voi, ma vediamo prima di vincere una partita. Let's go. Ok, prima partita di oggi ragazzi, vediamo un po'. Porca troia, Kobe Bryant. Ci siamo signori, pronti per la palla 2. Alzate in questo momento, non saltiamo noi come sempre. È diventato un po' un rito. Allora, Mo Williams. Ok, gran tiratore, però poco altro. Intanto ci becchiamo la schiacciata in testa, as always. Bella difesa di LeBron contro Kobe, che sfida tra l'altro questa. Andiamo col costo costo. Dentro per Horace Grant, occhio alla palla persa. Lascia lì, bene, bene, bene. Mamma mia, che rischi signori. Non una bellissima partita in questo inizio, eh. Cioè, tante palle perse, casini, palle varie. Andiamola là in angolo. Vieni a giocarti pick and roll, caro Horace. Perfetto, se magari tagliassi, porca puttana, che eri solo, bravo così, buon pick and roll, sei pari. Mamma mia, il nostro zaffiretto che si mette all'opera, signori. E ovviamente sbaglio tri liberi, porca puttana. Chi è James Harden? Cazzo, è entrato così, out of nowhere? Ok, è arrivato con la panchina, questa l'ha passata a me invece che agli altri. Attenzione, c'è LeBron dietro che sta arrivando, ma porca puttana, dove cazzo hai tagliato LeBron? What the fuck? Ultima azione del primo quarto ragazzi, siamo sopra di 5, quindi... Oh cazzo, non mi ha fatto l'animazione, ma Dio santo, dai! Madonna, ste robe mi fanno incazzare, ogni tanto non fa le animazioni. Vabbè. Porca troia, oh dai, Jarrett, su, forza. Vieni qua, caro Carlo Antonio, andiamo via con i crossover, qui possiamo sparare la triple, invece no. Ad un pelo dall'azionissima, no eh. Ok, 15-12 primo quarto, bene, bene, ma sarà una partita equilibrata. Ma che si parte col secondo quarto, raga, dovevo tirare da tre là con Jack, eh. Pochi cazzi. Mamma mia che difesa di Anthony. Non ha mai difeso così in vita sua. Dalla Lavin che può attaccare sulla riga di fondo, andare dentro con la moto, subire il fallo. E Towns lo guarda. E vabbè. E porca troia, invece di prendere il rimbalzo. Vai che andiamo signori. C'è Zach Lavin qui a sinistra che sta arrivando. Può anche prendersi questo pareggio, questo tiro. Tirato proprio il tiro di merda che Zach Lavin non è capace, ovvero il tiro long two. Ma va bene lo stesso, l'ha messo dentro volendo o non volendo. Fate pure più 7 signori, questo Bryant qui è un'ira di Dio, cioè è impossibile da marcare. Però finché fa, questa è una enorme cazzata da fare. Finché fa canestro solo lui ci possiamo anche stare tutto sommato. Ok, bravo Gerrettone, finta, palleggio sto tiro. Adesso chiameremo un timeout per rimettere anche i titolari, che secondo me i panchinari sono un po'... Oh! Cazzo, questo l'ho preso io, ma faceva male alle caviglie. Riprendiamo col quintetto in campo. Quella cosa lì è stata veramente qualcosa di brutto da subire, cioè veramente brutto. Qui andiamo con i crossover, con John Wall che spezza la doppia, si butta dentro e no, non segna. Vabbè. Eccolo che arriva il nostro... Ma Cosa? Cos'è sta merda? Dio santo! Dammi sto ultimo tiro con Clay e... Cristo santo! Cos'è sta merda? Cioè, ha fatto un crossover e adesso non sanno più giocare i miei giocatori. Dai, una loop da soli eravate, da soli, Dio santo. E siamo comunque sopra di due. Ma porca puttana, non fatemi incazzare, eh. Guarda, veramente, quanto mi girano i coglioni per ste robe! Oh, vaffanculo De Marcus, finalmente! Sei presentato alla partita, Dio santo! Dai, 25-23, Cristo santo! Cioè, oh, veramente, da quando mi ha fatto quel coso là, i miei giocatori hanno smesso di giocare a pallacanestro e hanno cominciato... Guarda, dimmi se è fallo questo... Mo Williams sembra Iverson. Prendiamo un timeout ragazzi, siamo sotto di 4. Veramente la partita è cambiata da così a così dopo quell'azione là, dopo quel crossover. Cioè è incredibile, veramente.
Lui è uno di quei grandi figli di, perché tra il bug dello sfondamento, tra il bug della linea di fondo, cioè se li sta proprio godendo tutti. E poi fa una cosa al giro dorsale che non riesco a fermare. Vediamo se magari la panchina mi dà quell'iniezione di fiducia che mi manca oggi. A few moments later. Sì, sì, mi ha dato l'iniezione di fiducia che mi mancava, Meno 8, molto bene. Guarda che forse andiamo in lunetta a caso. Ah, no, no, allora sono io in bonus. Sì, bene. Direi che bene. Comunque questa partita qua poco scriptata, mi hanno detto, dentro per Carlton Towns che schiaccia. Meno 6, rimaniamo lì il più possibile, ragazzi. Vediamo se riusciamo a far qualcosa. Bravo Carmeluzzo! Bravo Carmeluzzo che mi hai salvato tutto qua. Mi hai salvato tutto qua. Occhio a Bryant, ragazzi, occhio a Bryant. Bella difesa, Zach. Bravissimo, se segna quinto, bene. 4-1-3-7. È stata una merda questa partita finora, però meno 4. Tutto sommato non va male. E 30 secondi dopo siamo sul meno 9. Questa partita è praticamente finita. Adesso, cioè, effettivamente io avevo finora trovato tutta gente che il Kobe non sapeva usarlo, perché questo è il primo che ho trovato che sa usarlo ed è fottutamente immarcabile questo Kobe Bryant. Tanto Zach LaVine continua a sbagliare midrange. Finisce così, ragazzi, abbiamo perso di 9 purtroppo. E vabbè, raga, ci sta. Scusatemi, 6-3-5-4. Sommato abbiamo almeno contenuto la sconfitta. Veramente questo Bryant è stato troppo, veramente troppo per noi. È uno che lo sa usare come questo ragazzo qua, evidentemente. Spacca i culi. Signori, seconda partita, vediamo un po' cosa compare da questo lineup. James Harden, Gobert. Ok, ok, dai. Smeraldi, Zaffiri, Ori, anche Mike Dunleavy lì, così buttato lì. Insomma, dai, una squadra che possiamo battere anche questa. Come potevamo battere l'altra? Quella, l'altra volta c'era un ametista che ci ha fermato, perché effettivamente senza Bryant avremmo stravinto. Vediamo qui che succede. Ok, ragazzi, si gioca di nuovo in casa e questa è anche una cosa da sfruttare assolutamente. Giocare in casa due partite di fila ti dà quel non so che in più. L'abbiamo presa noi. Vai così, adesso ho voluto sfatare questo mito del non saltiamo. Vediamo, ok, occhio. Occhio, Dunleavy non può marcare LeBron mai nella vita. Rilascio verde sull'entrata, che non fa mai male. Ah, è Giannis. Ok, bene così. Ok, 2-0 per noi comunque. LeBron James demolisce il ferro. Primo tempo della partita 7-7, una partita molto molto equilibrata finora. Speriamo che nessuno spezzi le caviglie a nessuno, perché sennò dopo il gioco impazzisce. Intanto andiamo a mettere la panchina. Ultimi secondi del primo quarto, occhio a Westbrook. Bravissimo Anthony Davis, ci mette una pezza, riusciamo anche a tirare. Chi se ne frega però. 10 pari, chi cazzo è che mi chiama durante i video? Basta, 10 pari alla fine del primo quarto. Si riparte, palla al nostro avversario. Si riparte con 10 pari, c'è Robert Peck in campo. Quindi occhio alle sue penetrazioni. Possiamo lasciargli il tiro, ovviamente noi lasciamo il tiro a quelli che tirano. Forse no, forse però tap-in di Al Horford. Dai che ha sbagliato, andiamo con sta transizione. Tieni qua, Meluzzo, e prenditi questa tripla in transizione. Così, aperta. Melo, bisogna fare qualche canestro ogni tanto. Ogni tanto un canestrino me lo fa. No, se segna fuck, 3. E sbaglia Anthony in transizione. What the fuck. No, vabbè, ste cose. Ma madonna, oggi veramente mi sta facendo venire su i nervosi incredibili sto gioco. Incredibili, che passaggio di merda. Ma perché? Era dietro il canestro, computer. Perché fai fallo? Grande LeBron con la tripla, che ci riporta un solo possesso di svantaggio. LeBron sempre, sempre clutch per me in questa squadra. Qualsiasi versione della sua cazzo di carta. Ho scoperto che Jay Williams ha il Dynamic Duo attivato, per quello forse ha anche segnato quella tripla inizialmente. Su pick and roll, passiamo dietro, stiamo con DeMarcus, quindi nella zona di nessuno. Dove sei andato? Dove sei andato? LeBron, ti ho appena detto che sei clutch e tu aiuti su Dunleavy in angolo da solo da tre. Ma siamo fuori, ma siamo fuori, ma siamo fuori.
come cazzo fa sto gioco ogni tanto, meno 6 a metà partita. Si riparte anche palla al nostro avversario, che coglioni, sinceramente, che coglioni, quindi meno 6 e anche in difesa. Attenzione, perché due sconfitte di fila oggi sarebbero abbastanza tristi e deprimenti, se posso dire la mia. Dallivi, ti prego Dallivi, non sei Curry. Meno 10, come l'altra partita, cominciamo il terzo quarto sotto di 2 se non più treni. Adesso vediamo di dare la palla a LeBron James, anzi qui cerca di rubarmela. Allora dentro per Cousins, il nostro Dynamic Duo finalmente fa qualcosa. Meno 8 ragazzi, dai proviamoci, sapevo che la Lega Rubino sarebbe stato un casino, però raga, prima o poi doveva arrivare a questo momento nella serie. Ma io non so più come commentare. Ma chi? Ma perché? Ma serviva? Cioè, serviva effettivamente fare un fallo del genere? Cioè, non è neanche premuto quadrato. Cioè, io non premo quadrato già che mi fanno fallo loro, mi fa girare i coglioni. Fragrant One. Ma what? Ultima azione del terzo quarto, meno 13 è il conto attuale. Anche dal nervoso a lui mi fa fallo, vuole avere l'ultimo tiro. Ok, dal nervoso ho anche dimenticato di cambiare i miei ragazzi, adesso con LeBron è impossibile tirare i liberi. Mi fa piacere, che bello, sono un genio. Finisce così il terzo quarto, 40-28, sotto di 12, è un miracolo quello che ci serve nel quarto quarto. Noi comunque ci proviamo. Fico questo. Do atto che questo era picco. Ultimi secondi, ultimo quarto. Finisce così anche questa partita, signori. Purtroppo abbiamo perso. Vediamo se magari riusciamo a fare l'ultimo canestro. Forse con Zach LaVine, giusto per concludere. No, ovviamente no. Abbiamo perso due partite di 9, anche questa. No, questa è di 8? Sì, di 8, ok. Forse abbiamo perso di 8 anche quella prima. Vabbè, non mi ricordo. Comunque, fatto sta che oggi, ragazzi, due sconfitte in fila. Se nella prima c'era la sconfitta, c'era diciamo l'attenuante, ecco la parola, del Bryant che effettivamente ci ha divelto l'anno, qui scuse non ce n'erano, c'erano semplicemente questi erano più bravi di noi. Eccoci qua ragazzi, tornati, vedete 1-3 il nostro record, purtroppo stiamo peggiorando, la Lega Rubino ragazzi è un gran cesso, soprattutto visto che la mia squadra è decente proprio per essere gentili, diciamo così. Penso che la promozione al primo tentativo sarà dura, però almeno le 5 vittorie per rimanerci dobbiamo assolutamente farle, quindi nel prossimo episodio dobbiamo fare il cambio di velocità, diciamo così. Adesso ragazzi, a me dispiace un po' chiudere così questo video con due sconfitte, però purtroppo non riesco a giocare la terza partita assolutamente. Io spero che vi sia piaciuto, lasciate un bel mi piace, più di supporto che per il video, perché oggi c'era, forse vi sono piaciute più le mie incazzature, magari voi vi divertite di più. Io non sono per niente divertito a fine di questo video. Iscrivetevi al canale, commentate, condividete e ci vediamo domani con un nuovo video. Bella!